rifugio Chalet de l'Epée. 1 ora e 45 minuti. Vediamo un po'. Allora, siamo a Val Grisanche, partiti da Osta, quindi oggi andiamo al rifugio dell'Epée a 2366 metri. Pronta per l'escursione. Buongiorno signora. Buongiorno. Due informazioni. Sì. Dunque, sono giusta per andare al rifugio dell'Epée? Sì, si parte da qui, questa è la partenza. Questa è la partenza, Val Grisanche, qui più o meno dove siamo? Siamo qua, Isolière. Isolière, sì. Benissimo. E il rifugio dell'Epée? Allora, il rifugio dell'Epée si trova dove c'è il cofanetto, quindi qua. Sotto il cofanetto. Ah, benissimo. Ed è sì. Dura? Mi dica di no. 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 No, sono 500 metri di... No, neanche, 400 metri di dislivello. Di dislivello. Sì. Allora, buongiorno. Buongiorno. Una bella famiglia al passo. Dove venite? Da Milano. Da Milano, ma adesso dal rifugio dell'Epée. Ah, ma proprio dove devo andare io? È stata difficile. Come ti chiami? Luca. Luca, è stata difficile? No. Di la verità. No, non è difficile. Di che papà non ce la faceva più. Forse no, no. Questo ci vuole poco. Chalet de l'Epée. Ah, qua il sentiero diventa più impegnativo, mi cambio le scarpe. Buongiorno. Buongiorno, cosa fa? Raccolgo dei mirtilli. Mirtilli? Sono maturi? Sono maturi. Ah, caspita, e ne ha trovati? Qualcuno ce n'è. Mi vuole assaggiare qualcuno? Ma volentieri. Guardi, questi sono proprio maturi. Guardi che mani che ho. È golosa. Direi di sì. Ma che meraviglia. Quando posso ne approfitto. Qua ne vedo. Mamma che meraviglia. Buonissimi. Da dove viene? Io vengo da Torino. Ma è abitudinaria qui della zona? No, a dir la verità no. Prima volta? Sì. Ma è stata prima su in rifugio? Sì, sono stata in rifugio. Una bella passeggiata, tranquilla. In giornata con però. Un bel sentiero, sì, in giornata. Sa che io vado solo a dormire. E dopo dove andate? Ma no, noi rimaniamo solo a dormire, mi hanno detto che si mangia benissimo. Magari anche marmellata di mirtilli. Può darsi. Probabile. Probabile. Un'ottima merenda. Certo. Io continuo, so se manca tanto. No, manca poco, proprio poco. Vado, poco. Vado prima che arrivi massimo. Grazie. Va bene, arrivederci. Buona raccolta. Grazie, buongiorno. Arrivederci. Buon proseguimento. Sono bene, qua a montagna, sono bene, c'è tanto via la erba, erba grassa per latte. E adesso ha già muto? Sì, sì, è uscita di muge, adesso da un pascolare. A che ora? Tre ore. Alle tre iniziamo, sì? Alle cinque staccavo, alle otto mesa, vino sala. Ma munge a mano o con la macchina? No, con la macchina. Con la macchina. E poi cosa fa del latte? C'è Casaro che fa in fontina. Ah, fontina. Tre fontine a pasto adesso. Sono famose le fontine da Val Grisanche, dicono che siano molto buone. Sì, sì, troppo buone perché erba grasso, erba di montagna. Io adesso vado al rifugio e te magari ne assaggio un pezzo. Ma sì, devo parlare con Casaro, lui è capo di sala. Buon lavoro. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Saluto a tutti. Ciao. Buongiorno. Alve.
cosa fate? Vi riposate? Sì. Siete stanchi? Sì, abbastanza. Da dove siete partiti? Siamo partiti da giù, dal lago. Sì. E adesso arriviamo fino al rifugio. Ah, d'accordo. Una pausa lì e poi ripartite o dormite al rifugio? Penso che faremo una pausa, poi ripartiremo. Perché poi dormite in tenda? Sì. Ah, benissimo. Pronti per questa nottata sotto le stelle? Sì. Sì? Sperando che il tempo regga. Ma voi da dove abitate? Dove venite? Noi siamo del Friuli. Ah, dal Friuli. Quindi, caspita. Come mai Valle d'Aosta? Perché ci ispirava andare lontano, spingerci oltre i nostri limiti e insomma anche il paesaggio, i panorami che, insomma, dei quali abbiamo goduto fino adesso, da noi insomma, sono già difficili da vedere e comunque sono molto diversi. E questa è la prima giornata in montagna, avete fatto altre tappe? No, è la prima giornata. Ah, quindi oggi proprio inaugurazione. Sì, sì. E vi piace? Però adesso sì. Direi. Sì? Avete incontrato qualcosa di particolare che vi ha colpito? Le marmotte? Marmotte, meno male. Sono quasi arrivata, vedo già il tetto del rifugio, speriamo che la famiglia Gerbel abbia preparato qualcosa di buono per cena. On a commencé à Sainte-Foy de Tarentaise. Ouais. On a commencé à Sainte-Foy de Tarentaise et du coup on a fait le refuge de l'Archeboc, oui. Col du Mont. On est descendu à Suriers puis on arrive ici pour un tour du Grand Paradis. Tour du Grand Paradis. Voilà, splendide. Sur 7 jours. Mais vous venez d'où? Vous habitez où? Ah, moi j'habite en Isère, à Grenoble. Ah d'accord, voilà, vous dans êtes les guide Alpes. De montagne. Oui, exactement. Et donc c'est vous qui avez la charge de tout ce groupe. Voilà, c'est ça. Et c'est dur? Non, on a l'habitude. Est-ce qu'il faut le motiver ou ça va? Disons qu'il faut plutôt maintenir un rythme. Okay. Ouais. Il y a un petit peu de motivation, mais ils arrivent en trop à se motiver. Mais c'est surtout maintenir un rythme. Yeah. C'est bon, après la gymnastique, super, vous très, sentez très comme le Christ le croix? Heureusement non. Non, ça va. Donc aujourd'hui, deuxième journée de randonnée finalement. Oui. Ouais. Et après demain, vous continuez. Sous la pluie. Sous la pluie, mais c'est plus beau, c'est plus ouais, dur. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre vie, disons, au quotidien? On est un groupe. Ouais. Et on s'est donné comme jeu de deviner les métiers les uns des autres. C'est pas vrai. Si, pendant on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de le dire, on doit deviner. Non, mais moi, je le dis pas. Oui, mais nous, on saura après. Alors, vous me le dites à l'oreille. Il est psychanalyste. Et vous, c'est quoi? Pardon? C'est bon. Il est formateur. Bien. Alors, de vous, j'aurai besoin plus tard. Voilà. Non, je suis en vacances. Ok, d'accord. Non, ben, donc l'idée, c'était celle de vous retrouver. C'est par hasard, finalement. Sans se connaître. Vous ne vous connaissez pas? Non. Donc, destination Valle d'Aoste, mais c'est la première fois que vous faites une expérience de ce genre ou ça vous arrive souvent? Alors, moi, c'est la troisième fois, mais okay. La première en groupe. Ah d'accord. Voilà. Et la première en Italie. Et la première en Italie, et vous? Ouais, j'ai beaucoup de fois en Italie, mais c'est la première fois en groupe. Et qu'est-ce que ça différent, le fait de partir en groupe? En groupe, bah là c'est un petit peu organisé, c'est-à-dire qu'il y a un âne qui vient porter nos bagages, donc nous on a juste un petit sac pour la journée. Qui s'appelle l'âne? Oscar. L'âne Oscar. Oscar, voilà, le fameux voilà. Âne Oscar. Et puis on n'a pas besoin de réserver une nuit dans les gîtes, c'est l'organisation qui le fait. Et moi j'étais déjà venu dans la vallée du Grand Paradis il y a 2 ans, c'était magnifique, alors j'ai envie de revenir. Mais je me demande, au-delà de la promenade que vous faites en montagne, la dynamique du groupe, parce que normalement on part fondamentalement avec des amis ou en famille. Là par contre il y a quelque chose en plus, parce que vous partez sans vous connaître. Déjà il y a le jeu des métiers, mais après comment ça se passe? C'est-à-dire... Au bout du deuxième jour, bien. Ok, et voilà, vous êtes au deuxième. Là, le troisième. Voilà, on cycle le troisième, c'est les tensions, l'explosion. Okay.
Donc ça va, je vois pas des gens trop stressés. Aujourd'hui ça va. Ça va. Aujourd'hui ça va. Comment est-ce que tu as ce refuge? 30 ans. Ben, 30 ans. Regarde, 30 ans, qui s'est fait rien, qui a tribulé. Ma... Ah, le sort oui, Fenna, les garçons. Que l'offre, la famille d'offre, sont la famille qui nous vit ici en cas de succès, parce que le client l'a augmenté. Ma chi le venne a dire di fare lo refuge? Ah, bon, l'idea è venuta a me, ma bon, après, nous, l'offre, non so. Un accord avec nos femmes. Ma perché te taille la passion de la montagne? Ma no, ma ne ho vu che già 35 ans fa, le già dice che passano bien, le pas de refuge. Quand on commence à faire l'alta vie, qui ne fonctionne pas tant. Bonjour, ma bon, quand il est. Donc on commence à devoir que passant deux ans, c'est un paillot à planter, donc plan de. Donc, on commence à faire un refuge. Merci aux subventions de la région. Mais depuis que je suis commencé cette aventure. Oui, on commence à partir de là. Et ça semble que va bien. Donc, bien remercier les Français. Les Français. Les Français, que la plupart de mes clients sont les Français. Bien, une grosse partie est le Savoyard. Ouais. Ah, on s'est connu en Savoyard. On s'est connu comme dans le Valais. Alors, donc, ils passent dans l'autre côté. Ils passent, ils font le col, il y a 3-4 possibilités, le tour du Rutor, le tour du Glacier, le tour du Grand Paradis, et Paris. Et tu es venu à Maison-Dottier. Et chacun passe, quand tout, oui, du groupe, des choses. Et quand est venu la saison, peut-être, que mai 4 mai, juin, juillet, tout, septembre. Et septembre. Alors, Tiziana, 30 ans de refuge, vieux d'un de mariage. Fio 30 ans, lo 2019. Donc, l'an che noi demariamo, noi diverco lo refugio? Quello, 88. E Ivo, io ti ho conosciuto. E anche? Il refugio, contami mai come la lai. Ma si veniva su per travagliare e lo salvaggio li aspettò lei. E io le... Lo biofre, a me quindi ho ben lo biofre. Qua? Perché mi hai definito. Se sentite di patue. E lo biofre mi rimane, non è fatta di cacchio, e mi si veniva su e lo mi intraccale e lo frede me perché ci fa salvaggio. Qua? Che sarebbe Ivo? Beh. Ah, perfetto. E me ne do a me le salvaggio le sedute. Ah, voilà. E là aprì, e sui me aprì ne mangiò. Ah, pronta, d'un talo tutto il sito. 80, beh, 80 nuove, un tacco insieme. Io la vi vedo un jouet bleu e... Non e voilà che comincia. E ne hai dei tre garçons? Beh, lo primi me l'avevo già. Qual? Che aveva 3 anni nel tacco e hanno 32. Wow. Che c'è Hans che ha. Lo primo si crea Omar. Wow. Hans che ne ha 26 e Neil che ne ha 23. E sono certo io che voglio a man. Omar per me ha le 5 anni che lui aveva voglia di lavorare per un conto. Wow. E le altre due? Le altre due, Neil e Hans sale in Svizzera. Ah, d'accordo. Abbiamo convocato in Svizzera e però lui è che prima lo mi posso in chiusura. Ouais. Vita da rifugio, sai che te lo conte? Niente, le vacanze sono sempre ciò che sei inc. Nel aprile culo non è andato su a giù, però sei inc. Ah, d'accordo. Ma anche se te ma quindi torna un po' la culo. Immagino che in Italia tua famiglia fa che la rossa in the world, te in particolare, sai che te fai? Ma a me i giochi come un frey in sala. Qua? Neanche come scienze della cosera di lavapiatti. Ah, voilà. La ville plate, panile plate, poi passa in sala, a me i giochi come un frey in sala. Ma dimmi dai, che te lei la la baga idrola che le capi tutte in stesso zanca che baga che te rappelle un turista che anche la revue e te demassite sa anche finché ma le turisti pidrolo di anche sono più les italiani che magari fanno le domande che domandano de bug, comunque da damage de bug che ti fai strano, insomma, insomma, comunque salade o bug che un rifugio può pa. Ma vo l'anche giusto che tu puoi si può. Ma bien sûr. So you could say yeah, you can say. Yeah, come on. This is for a film. They're making a film of refugees. Go on.
per noi da Londra la canzone e dal Vals. Ready? Wait, how's it going? Signore di Londra e stanno scrivendo il testo della canzone. A breve l'esibizione. Siamo trepidanti. Da Treviso in Valle d'Aosta gli scout sono venuti apposta per conoscere la Val Grisanche e questa zona. Noi siamo un po' curiosi e ho proprio voglia di andare a vedere cosa staranno facendo questi scout. Staranno cucinando, avranno già montato le tende. Andiamo a vedere. Stiamo arrivando. Mi sembra di sentire il suono di una chitarra. Andiamo a vedere se possiamo cantare una canzone con i nostri amici friulani. Sì. Nuotare, Swim, si mise a nuotare. Jump, si mise a saltare. Un coco mero tondo tondo che voleva essere più forte del mondo. Che vuole? Chi lo fa? Ma ce n'è uno normale tra di voi? Di là. Andiamo di là allora. Lui è quello. Mi dicono che tu sei il normale del gruppo. Ah, io sono il normale a posto. Allora Fred, a che ore del mattino arrivai? 6h, 6h30. Et pourquoi tu te réveilles si tôt? Et parce qu'ils annoncent pas très beau, alors on va partir tôt pour essayer d'éviter l'orage, la pluie. Ok, voilà. Mais toi, tu fais quoi ici? Et moi, je vais m'occuper du mulet. Ah, du mulet. Oscar, il s'appelle Oscar. Demain, tu me le présentes. Je te le présente et tu pourras nous voir partir avec tout le chargement, tous les bagages des clients. Et toi, tu fais ça au quotidien? Tous les jours. Je suis le groupe là sur 7 jours sur la traversée du Grand Paradis. Ah d'accord. Mm. Et les gens aiment le fait qu'il y ait un mulet qui les accompagne? Et c'est une façon un peu différente de travailler plutôt que d'amener les bagages en voiture. Ou voilà, bien sûr, c'est plus rustique. C'est plus écologique. Plus écologique. Oui, c'est plus respectueux de la nature. Mm. Et vous, donc lui est le copain d'Oscar. Et vous? Moi, je suis le copain d'Oscar aussi. Ah, d'accord. Parce que la semaine dernière, c'est moi qui étais à sa place et voilà. Oscar était avec moi pour faire le transport des bagages. Ah, mais il est chanceux, Oscar. Il a deux anges gardiens. Non, il en a plusieurs. Ah, il en a plusieurs. Oui. Alors, moi, demain matin, 6h. 6h30 ou 7h pour le départ. Ouais. Okay. Je l'amènerai ici, de toute façon. D'accord, alors je viens le connaître. Bonne soirée. Hein. Bonne soirée à vous. Merci. Merci. Ah, oui.
Après, les prunes, ça fait. Mais tu as dit que le fait d'être né ici, que tu ne sais pas du vieux citral, c'est que tu arrives à mon fils dans la vie. Probabilement, d'arriver après tout ce même magas de vase, de les vases, il y a un tesor chez moi qui me fait jeune, la passion pour le vase, à côté, il va bien le vase, et probablement, il y a un peu de stativité, magas de rampi, tapando dans le monde de le vase. Ma vie de Zanka. Mais t'es cato. Donc, t'as colo tanto que t'es si le vase. Te laisse aller dormir parce que j'ai compris que Inc, la maison de M. Gerbel, se lève et se dorme pas tant. Non, demain matin, je suis du Michel de Fou. Ah, donc, comme. Bonne soirée. À demain. Merci, ciao Mathieu. Allora Matteo, cosa fate? Già in pigiama, pronti per la nanna? Adesso sì, siamo alla fine del nostro giro. Quindi che giro avete fatto? Siamo partiti da Rennes Notre Dame, sì. Siamo andati al rifugio Benevolo, uh-huh. Poi siamo andati al rifugio Bezzi, passando per il colle Bassac de Re, e poi abbiamo fatto da rifugio Bezzi fino a qua. Mai. Domani finiamo, passando dal colle della Finestra, torniamo a Reims. Ah, caspita, quindi un bel giro, fate sovente queste passeggiate con gli amici? No, in realtà è la prima volta. E com'è andata? Stanchi, belli stanchi. Però soddisfatti? Sì, 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 sì. Ma da dove venite? Da Legnano, provincia di Milano. Ah, quindi insomma, anche un po' distante, l'idea era quella di fare una gita fuori porta, magari trovare anche un po' di fresco. Sì, perché cioè, si moriva a casa, 40 gradi. E cioè, qual era stata la cosa più difficile per voi? Qual è stata la cosa più difficile? Fare gli zaini. In generale portarsi in giro, perché con gli zaini con dentro vestiti per 4 giorni, cibo per 4 giorni, la parte più difficile da portarsi in giro. E adesso io, visto che siete senza mamma, vedo che non siete più piccoli, però vi faccio io una storiella prima di addormentarvi, va bene? Ma perfetto. Non ruzzate, eh? No, prima no. Che abbia finito la storia. No. Dopo lo farà. Dopo lo farà. Ok. Allora, la leggenda del Rhytor. In un tempo lontano, sul Rhytor, gugli e pianori dispiegavano al sole il loro manto di prati e pinete. L'alpeggio che si stendeva a vista d'occhio, rigoglioso di erbe, ed il florido armento che pascolava nella verde distesa, appartenevano ad un solo uomo, temuto e rispettato per la sua ricchezza. La giornata è stata bellissima, abbiamo conosciuto tantissime persone diverse, dagli scout che stanno dormendo in tenda, ai ragazzi di Londra piuttosto che i francesi, insomma è stata una giornata piena di sorprese. Adesso Ivo e Tiziana stanno dormendo perché per loro domani è una nuova giornata di lavoro. E anch'io vado a dormire, vi aspetto domani per la colazione, buonanotte. Stamattina mi ha detto Ivo che le mucche sono un po' addormentate, allora le aiuta a salire perché il pastore le sta aspettando un po' più su e la giornata inizia. Andiamo a vedere in rifugio se i nostri escursionisti sono pronti a partire. Ça va, ti abbiamo dormito? Oui, très bien, ouais. Tu as vu le temps changé? Le temps a changé depuis hier. Ouais, t'es prêt? Eh ben, presque, un petit déj et puis... On va voir Oscar après. Ouais, ouais. Bien. Prospetta come? Per voi il programma? Ma la discesa a valle oggi, sì. Un tempo così, sì, se meglio non rischiare. Ah, quindi non proseguite diciamo, l'escursione? No, diciamo che interrompiamo, facciamo una
cambio di programma. Non avete voglia di seguire le signore londinesi che loro continuano, vanno avanti, i francesi ma anche? Londinesi sono abituati. Bello la bagliano la bienvenue, non vorrei remercier perché ne rendono conto che le parenti del rifugio è in realtà una maison e non so se è un peu d'abord insister à vivo. Donc merci a Mathieu, a Sylvie, a Ivo, a Tiziana, a Neil perché mi ha un cœur gros e parenti me, ma c'è le vostre escursionisti che vogliono avere, non più che non senti so. E noi continuiamo la nostra giornata, vediamo anche Covone e da figlia, Tiziana e io fino alla la torta, te Nils anche tu fiaia. Tre fine zambe, tre Mathieu. Pulisci i zambe. Pulisci, sì, vinci la sala. E beh, volei share, merci ancora e alla prossima. Merci. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Bene, abbiamo conosciuto una fantastica famiglia che ci ha accolto nel loro rifugio, quindi per noi oggi finisce questa giornata e vi aspettiamo alla prossima puntata alla scoperta di una nuova tappa nelle nostre magnifiche montagne.